Ora giochiamo al gioco dell'ascensore. Per questa attività hai bisogno di una palla, decidi tu la grandezza, e di una scatola o un catino. E hai bisogno anche di un compagno per giocare insieme. Decidi tu se tenere e partire tenendo la palla o la scatola in mano. Ricorda che entrambe vanno tenute con due mani. Ti posizioni davanti al tuo compagno. Io ora parto con la palla in mano. Il tuo compagno dovrà fare il movimento dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso col catino, senza mai fermarsi. E dovrai essere bravo a cercare di fare canestro mentre il catino è in movimento. Proviamo? Vediamo se riesco. Oh! Canestro! Ok, riproviamo, sempre su e giù. Ora vediamo se riesco in alto. Wow! Ok, ora proviamo a cambiare il movimento che fa il catino. Andiamo da destra a sinistra, senza mai fermarlo. Accidenti! Riproviamo. Ottimo, anche questa attività serve per andare a migliorare la capacità spazio-tempo. Proviamo a giocare insieme?